Questa è una giornata troppo importante sia per il tema ma anche per questo ventennale della sottoscrizione della Convenzione Europea del Paesaggio. La cosa importante è stata che abbiamo voluto che la scuola diventasse il centro, diciamo, della nostra attività o dell'avvio di questa attività, perché noi crediamo che i ragazzi e le scuole soprattutto sono, come dire, il nostro futuro, e quindi è chiaro che il primo messaggio deve arrivare a loro perché loro poi si facciano carico di fare il resto. Un segnale, come dire, preciso è quello di voler avviare anche, ecco, questa politica di rimboschimento di cui la montagna ha bisogno, e la presenza del bosco diventa una presenza che sicuramente aiuta molto a qualificare il paesaggio, attualmente in parte degradato, e soprattutto individuare un punto di interesse panoramico da cui si possa godere praticamente tutto quello che accade attorno, da Erice, le isole Egadi, lo Zingaro, Montespadaggio, Scopello, addirittura si arriva a vedere Ustica. Quindi io mi auguro che i ragazzi abbiano raccolto il messaggio e praticamente l'attività che noi faremo in seguito sulla montagna li veda praticamente attori protagonisti. E la scuola non poteva non prendere parte a questa manifestazione perché è compito della scuola educare i ragazzi alla tutela, alla salvaguardia dei beni, e non soltanto dei beni storico, monumentali, architettonici, archeologici, ma il paesaggio è un bene. È un bene come tutti gli altri, va tutelato, va conservato perché lo abbiamo ricevuto in eredità e la sua bellezza deve restare anche per le nuove generazioni. Quindi assolutamente educare alla bellezza, educare alla salvaguardia dei nostri beni è una delle finalità educative della scuola e di questo istituto. Siamo stati coinvolti assieme ad altre associazioni che collaborano con noi, il gruppo escursionistico INICE, Porto di Salute del Presidente Gaetano Sciascia, e il gruppo Trekking Aeronautica con il Presidente Salvatore Mulè. Siamo stati coinvolti dagli amici della terra per questa giornata del paesaggio. Come sappiamo benissimo, per via dell'emergenza Covid abbiamo dovuto ridurre al minimo la giornata facendo un collegamento streaming con la scuola e i ragazzi, che la preside che è stata eccezionale assieme a Antonio Sena, sono state eccezionale l'organizzazione di questa giornata, diciamo così, breve ma intensa, e continuerà con la piantumazione su Monte Inici. Il CAI, il GIAE, il gruppo escursionistici con Amici della Terra, dovevamo preparato un trekking che purtroppo è saltato per via del Covid, e quindi in futuro ci rifaremo su queste giornate. Riteniamo che Castellammare non è soltanto non ha soltanto delle bellezze di tipo costiero, delle spiagge, ma c'è un patrimonio della montagna che va rivalutato, salvaguardato e promosso. Per questo motivo la nostra associazione si è unita agli amici della terra, al CAI, al GEI, a tutte queste associazioni che si occupa presenti nella giornata del paesaggio, per promuovere appunto la nostra montagna. Qua ho un frassino che andremo noi a piantare, e come simbolo della cura che noi associazioni sul territorio vogliamo fare nei confronti del nostro territorio.